Ascolti TV, Rai 1 GF VIP, D'Urso Matano. Top e flop. Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 9 gennaio 2023. Serata ricca di appuntamenti televisivi interessanti quella di lunedì 9 gennaio 2023. Il nostro generale, Rai 1, non sfonda ma raccoglie comunque dati più che sufficienti, quasi 4 milioni di utenti e 19,9% di share. Il Grande Fratello VIP 7, canale 5, complice una programmazione degli altri canali più agguerrita. Perde terreno rispetto a lunedì scorso. 2,68 milioni di spettatori e 20,1% di share, 7 giorni fa 2,9 milioni e 21,9%. Il terzo programma più visto è Report, Rai 3, che si conferma una garanzia. 1. 53 milioni di persone, 7,7%. Buona partenza Super Bowl in incognito, Rai 2. Con 1,26 milioni di utenti, 7%. Medesimi dati li fa registrare il film Fast and Furious 5, Italia 1. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 9 gennaio 2023. Striscia la notizia abbondantemente oltre i 4 milioni di utenti, ma i soliti ignoti è irraggiungibile. Avanti un altro esordisce con ottimi ascolti, oltre 4 milioni di utenti nella seconda parte. Ma non scalfisce la supremazia dell'eredità, 4,6 milioni di spettatori. Maria De Filippi torna con U ed fa subito il botto. Barbara D'Urso inizia il 2023 con 1,8 milioni di utenti. Buon dato ma non abbastanza per impensierire la vita in diretta di Alberto Matano.